Cari figlioli, salve, ben ritrovati. Allora, siamo ancora vestiti da Babbo Natale, giustamente. E stavo guardando un pochettino le gare da fare. Guardate, ci sono quelle stagionali. Questa che cos'è? Punto d'osservazione, va bene, lasciamo stare. C'è questa gara qui, cross country, che mi piacerebbe fare. Poi c'è questa qui che è sul gara su strada. Poi c'è una terza qui, gara mista. Beh, gara mista già non sarebbe male. C'è questa zona qui che è asfaltata e poi ci sarebbe questa qua, che è bella grande. Allora a me manca pochissimo per vincere la Renault Alpine. Quindi in pochi punti per gare su sterrato. Sì, questa qui. E dovrei poterla vincere. Vediamo qua invece che cos'è. Anche questa non lo so. Vabbè, andiamo qui e ci facciamo questa. Per l'occasione utilizziamo questa For Focus, che direi che è l'ideale. Vediamo un pochettino allora che cosa mi dice. Ah, ci vogliono invece no, ci vogliono altre macchine. Va bene, e praticamente cos'è? Vinciamo sempre lo stesso tipo di ruota della sfortuna, indifferentemente dalla difficoltà del driver. Vabbè, vabbè, andiamo avanti. Allora, vediamo un pochettino. Ok. Ok, ce ne sono tre, noi ne vedremo solamente una, perché sennò poi i video durano davvero troppo. Solo qua, basta, ho solo questa scelta. No, che tristezza. Allora, aspettate, ci andiamo a elaborare questa qua che mi piace un casino. Ed eccola. No, non era qua. Eccola qua, quella del 1970, bellissima. Ci giocai la prima volta su, forse su Gran Turismo 2, se non mi ricordo male. Ce la facciamo bianca, tutta bianca, bellissima. Così, ok, poi lasciamo tutto il resto di default, che così sta benissimo. Magari ci mettiamo i vetruzzi scuri, sì dai, come sempre. Allora, vediamo qui, niente, io direi lasciamo stare così, ci facciamo solo una piccola e leggera elaborazione, vediamo un pochettino davanti cosa possiamo fare, che brutto. A lettoncino ci starebbe, un piccolo, sì, bellissimo, mi piace, vai. Il nostro pezzettino di plastica lì ci sta bene. Poi togliamo, ma no, io ce li lascerei. Sì, sì, dai. Cofano invece vediamo, no, no, per carità, lasciamo tutto com'è, così va bene. Ruotazze, ci mettiamo le ruote un po' più sportive, quello sicuro. Più 36, ok, ci serve il controllo su queste macchine qua, difficilmente hanno un buon controllo. Qua invece da 7 il controllo, 5.6, sì, 7.2, migliora un pochetto. E di fatto non perdiamo nulla, ma sì, mettiamocele, vai. Poi ingrandirei un pochettino il cerchione, vai, 2 punti in più dietro. Davanti lascerei anche così. E poi mi faccio le solite cose, dai. Ok, installiamo l'assettuccio. Siamo scesi a 1200 kg, buono, 350 kW. E G laterali 1.8, che non è assolutamente male per una macchina del genere. Oh, guardate dentro che bellina, tutta rifinita in pelle. Bella, bellina. Sentiamo un po' il rombo. Oddio, pensavo fosse un peggio. Va bene, dai, è molto sportiva come suono. Oh sì, e va anche bene. Sì, mancano un po' di cavalli, eh. Però non è così difficile da guidare. Pensavo decisamente peggio. Si guida bene, dai. Ok, andiamo alla gara. No, sono salito di categoria. No, che disdetta. B700. Adesso non so la mia quanto è arrivata. Ok, l'ho portata a 699, ottimo. Ok, benissimo, sto giro ce l'ha lasciata prendere. Sono bellissimo, con quella giacca color salmone e la parrucca da Babbo Natale, sono proprio perfetto. Allora mettiamo difficoltà al driver esperto, quindi decisamente tanto tribulosa. E andiamo! Oh sì, mi piace come suona sta macchina. Certo che le altre viaggiano, viaggiucchiano. Ops, mi scusi, si tolga. Oddio, come slitta. Guardate quanto slitta sullo sterrato. Mi stanno dando via davvero tanto,
Non riesco. No, mi superano anche, non ha trazione. Vai, vediamo, guardate, slitta tantissimo, mannaggia. Devo cercare di eludere un pochettino il nostro problema di trazione. Ah, guarda, guarda, guarda come mi danno via. No, 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 non ce n'è qua, non riesco a tirare. Potrei risolvere tutto mettendo un trazione integrale, guardate come mi danno via, no, non ce n'è. Allora riproviamo con la versione della macchina a trazione integrale. Ho dovuto togliere dei potenziamenti al motore, vediamo se sto giro ce la facciamo. Sì, decisamente meglio la partenza. Vediamo se riusciamo. Ah, errore qua. Vediamo se riusciamo a infilarci. Perlomeno adesso abbiamo decisamente più trazione, possiamo anche accelerare quando usciamo dalle curve. Stiamo comunque soffrendo, eh. È tosta, è tosta. Sì, dai, che così in discesa qualcosa recuperiamo. Muro. Mannaggia. Ho capito che non bisogna toccare il freno qua, solo accelerare, accelerare e sterzare. Prendi la bandierina, l'ho presa, L'ho presa, meno male. Prendila. Sì, in queste curve un qualcosina recuperiamo sull'asfalto, poi quando arriva così lo sterrato, mannaggia, cominciamo a perdere. Toccala, toccala! Sì, l'ho toccata! Dai che stiamo sgranocchiando un po' di posizioni, dai, siamo quinti al secondo giro. Se non facciamo troppe sciocchezze... Forse ce la possiamo anche fare. Sì, qua tagliamo. Oh, sì. No, pietre bastardi. Mi sono preso dei macigni in pratica. Avrei dovuto sfasciare l'automobile, però... Peccato, me la sono giocata male in quella curva. Molto male. Cioè, la macchina proprio... Oddio, che polverone, non si vede una mazza. La macchina proprio gna fa. Soffre. Nessuna frenata. Ah, no. Ah, ho preso qualche spigolino. Malvagio, spigolino malvagio. Stavo dicendo, niente frenata, niente frenata. Sì. Buona. Tiriamo il collo a sto motore. Vediamo di fare qualcosa. No, 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 qua ho aggrappato troppo. Mannaggia. Dai, che se non recupero queste curve qua, abbiamo fallito. Abbiamo fallito. Dai, dai. E sì, sorpasso da assassino. Sorpasso da... Scaliamo perché ne fa. Sorpassi da assassino, siamo secondi. Sì, si soffre qua, figliuoli. Dimmi che l'ho toccata, dimmi che ho toccato la bandierina. Sì, l'ho toccata, che culo. No, mi sta spingendo. Arbitro, guardi che mi spinge. Ok, siamo primi, adesso bisogna gestire
il vantaggio, faremo sicuramente tanto ostruzionismo per non farli passare. Oh, gli abbiamo dato anche un po' di distacco, buono. Dai, buono così. Cerchiamo di essere positivi. Qua c'è la discesa, ci possiamo lanciare, sì. Bella tagliata, buona, buona, buona. Ce l'ho attaccati al culo, però. Ce li ho abbastanza attaccati al culo. Vediamo di non piantarci nella curva come abbiamo fatto prima. Queste sono due curve bastarde. Questa, qua mi ero piantato. Dave, non tagliare. Ok, buono. Oddio, c'è la Camaro dietro, aiuto. Ah, c'è la Camaro che spinge da dietro. E non è mai buono quando qualcuno ti spinge da dietro. Vai. Sì. Buona anche sta curva. Buona la prima. Niente frenate. Niente frenate. Ah, qua ho dovuto frenare un po' troppo, eh. Intanto guardate che bel panorama alla nostra destra. Bellissimo. Cambiamo marcia. Dai che rimane poco. Dai che inverosimilmente abbiamo vinto. Se non facciamo cappelle in questa curva, abbiamo vinto. Dai. Ce la prendiamo bella larga. Sì. Magari una prima ci stava, eh. Dai che andiamo verso la vittoria. Sì, derapino, derapino. Un po', cioè, sottosterza. Una stazione trazione integrale, così, sottosterza. E abbiamo vinto, figlioli. Oh, nice. Oh, che fatica. Yes. Guarda che ballerino provetto che sono. E chi se lo immaginava? 40.000, non è poco, eh. Oh, abbiamo sbloccato la Renault Clio. Eh sì, la Renault A110, fantastico. Lei è bellissima, guardate che meraviglia. Con i falegni alzati non mi piace, con i falegni abbassati molto bella, guardate che linea. Bellissima, andiamoci a vedere invece. Sì, voglio te, fammi vedere la Renault Clio. La Renault Alpine, scusate che mi piace tantissimo. Renault, dov'è? Eccola qua. Sì, Clio del 93 e Alpine del 73. Sono le più belle, sali a bordo. Finalmente, figlioli, da quanto tempo che la desideravo. Oh, guardate che spettacolo. Il dietro così così, ma il frontale è bellissimo. Un'auto eccezionale, davvero molto bassa, leggerissima. E molto molto prestante. Sentiamo un po'. Wow. Sì, mi piace. Oddio, che è successo? Che è? Cioè, ma vi pare il modo di tagliare? Trailblazers. Drive through the entry gate and don't slow down till you get to the flares at the other side. No, ma fate, ma io non voglio, stavo facendo i cazzi miei, porcaccia. Che devo fare? Devo correre fin laggiù. Sì, vabbè, dai, corriamo fin laggiù, proviamo sta Renault. Ah! Ah, povera macchinina, come ti tratto male. Già avrei perso un po' di pezzi quella, fosse vero, eh. Dai. Cos'è, oddio, c'è una casa in mezzo alla nostra strada. Vediamo se ce la facciamo. Ah, era così, no? Solamente una sfida a chi fa il tempo migliore, vabbè. Ce la faremo poi di nuovo con un po' più di impegno. Beh, cari figlioli, mi raccomando, se il video vi è piaciuto lasciate un bel like, condividete con i vostri amici e noi ci vediamo prestissimo in un prossimo episodio, magari proprio con questa macchina.